Ciao a tutti ragazzi, ci troviamo a Praga dove Blackview ha presentato 4 nuovi device e siamo qui in compagnia del Blackview P6 che però in questo caso è solamente un mock-up perché ancora non è stata rivelata ufficialmente la data di uscita e nemmeno il prezzo. Comunque è uno smartphone molto interessante che potrebbe essere il flagship dell'azienda, infatti questo smartphone è caratterizzato da un processore MediaTek MT6757, un octa-core da 2.4 GHz. Per quanto riguarda invece il form factor è veramente molto elegante, soprattutto in questa colorazione gold. Sembrerebbe essere una back cover in vetro, mentre in realtà penso sia plastica. Tuttavia, come potete vedere, è presente una dual camera dove entrambi i sensori sono da 13 megapixel, mentre frontalmente troviamo una camera da 8 megapixel. Per quanto riguarda i lati, troviamo l'ingresso per lo slot SIM qui in alto, in basso troviamo l'ingresso Type-C, mentre sulla destra è presente la classica configurazione, ovvero il tasto power ed il bilanciere del volume. Superiormente invece troviamo un profilo praticamente vuoto. Frontalmente troviamo ovviamente un bel lettore di impronte digitali allungato, simile a quello già visto per lo Xiaomi Mi 5. Comunque, tornando alle caratteristiche della parte frontale, ci troviamo di fronte ad un display da 5,5 pollici di diagonale di matrice IPS, ovviamente Full HD. Anche il comparto hardware è molto accattivante perché troviamo 6 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. Non viene tralasciato nemmeno il software dove troviamo Android 7.0 Nougat. La batteria, ragazzi, come potete vedere questo smartphone comunque non è molto spesso. Nella presentazione hanno detto 9 mm se non erro, tuttavia vedendolo qui di persona non è veramente spesso, ma presenta una batteria da 6180 mAh, quindi un device sicuramente molto interessante. Vogliamo aspettare l'uscita ufficiale per vederlo e toccarlo con mano e vederlo appunto in azione. Per questo hands-on, ragazzi, è tutto. Un saluto da Leonardo per gizchina.it.